Questo è un momento del cordoglio per tante famiglie così duramente colpite ed anche noi di Italia dei Valori vogliamo associarci a questo cordoglio. Temo però che la nostra partecipazione al dolore non basterà a sanare le ferite della gente e ci auguriamo che il governo faccia tutto ciò che è possibile per alleviare queste sofferenze. Ma devo dire che purtroppo piove sul bagnato perché negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto ben 5 scosse di grado superiore al 5° della scala Richter, cosa che negli ultimi 50 anni non era mai successo. Certo, le aree geologiche sono ben altro, però anche questo è significativo. Siamo un territorio che subisce continuamente scosse. Proprio oggi, tra la Calabria e la Basilicata, ve ne sono state tantissime, di cui una di 4,3 gradi della scala Richter. E allora noi dobbiamo tenere conto di questi fatti e dobbiamo ricordare che la rivista americana Nature, proprio nell'ultimo numero, partendo dal terremoto dell'Aquila, si è interrogata sul fatto che la popolazione si è sentita tradita dalla scienza e ha scritto un articolo che era intitolato Colpevoli. E noi anche nel momento del dolore una riflessione la dobbiamo fare. Perché nulla possiamo contro il fatto che i terremoti avvengano, ma molto possiamo contro i danni che i terremoti provocano. E vorrei ricordare che ogni volta che c'è stato un terremoto in Italia abbiamo dovuto comprendere che colpevoli ce ne sono e ce ne sono stati tanti di questi danni. Voglio ricordare solo qui la scuola Iovene del terremoto del Molise con 27 bambini e un insegnante morti, e dove la Cassazione ha conformato la condanna a 5 tra progettisti, costruttori e tecnici comunali. E anche già in questa vicenda dell'Emilia ci sono indagati per morti in fabbriche che sono crollate come castelli di carta. E allora l'Italia è un'Italia scossa, è un'Italia scossa dai terremoti, ma è un'Italia anche che in questo momento sta anche peggio perché anche l'economia è in ginocchio e il governo deve trovare delle risorse. Piove sul bagnato, dicevo, perché le scosse del terremoto si aggiungono a quelle dell'economia. E allora io mi sento di rivolgermi a 2 persone di elevatissima levatura morale, perché forse possono dare il senso di questa solidarietà del Paese, di questa partecipazione di tutto il Paese a quello che sta avvenendo, proprio perché la situazione economica renderà difficile anche al governo trovare le risorse. Mi riferisco al Presidente della Repubblica Napolitano e al Sommo Pontefice Benedetto XIV. Al Presidente della Repubblica mi permetto di suggerire che forse potrebbe definitivamente revocare la parata del 2 giugno, che come è noto ha un costo di circa 3 milioni di euro, che potrebbero essere destinati alle popolazioni del terremotate. E mi riferisco anche al Sommo Pontefice, Papa Benedetto XVI, e chiedendo al Santo Padre forse di rinunciare al suo viaggio a Milano, il cui costo, secondo il Comune e le altre organizzazioni, assommerebbe a circa 10 milioni di euro, che forse potrebbero essere anche questi destinati a queste popolazioni. Io credo che un incremento delle risorse di circa 15 milioni di euro da queste 2 iniziative potrebbero sicuramente alleviare le sofferenze di queste popolazioni in questo momento. Grazie.